Host 2017 è il momento propizio per riuscire a intervistare anche il responsabile commerciale e marketing per la linea professional di Ceramiche Tognana. Ceramiche Tognana è un'azienda con 70 anni di storia, ma ce lo facciamo spiegare appunto da Marco Marocchi, il responsabile commerciale e marketing dell'azienda. Sì, Tognana, come dicevi, è da oltre 70 anni che produce porcellana e da oltre 30 anni che la vende anche nel settore Horeca, quindi nel settore professional, a ristoranti, bar, hotel, eccetera. E da un po' di anni ha, come dire, svoltato, rimanendo aggiornata a quello che è il mercato di oggi, con linee ovviamente più di tendenza e abbandonando quello che era la linea tradizionale del bianco per passare a cose più colorate. E guardando negli scaffali dei vari angoli del vostro stand si scoprono tanti prodotti, tante linee colorate, meno colorate, monocolore, tutte fatte in modo assolutamente artigianale. Ogni pezzo è unico. Sì, questa è un po' la tendenza anche del momento, quindi il prodotto standard oggi ha un'accezione negativa, non è più sinonimo di eccellenza. Oggi si è tornati un po', anche grazie alla tendenza del vintage, a dei prodotti che sono quasi dei manufatti. Devo dire che la cosa interessante è che Tognana, la Tognana che si conosceva prima, cioè un produttore di porcellana, oggi si è trasformata sostanzialmente in un editore, quindi un'azienda più complessa che opera su vari campi, quindi non è solo più porcellana ma sono anche altri generi di articoli che spaziano su tutta la tavola dei ristoranti ma che vanno poi anche in cucina. Non abbiamo lo spazio per fare un giro complessivo per tutto lo stand, ma realizzando una sintesi e guardando davvero le tante tipologie di prodotti che voi avete, riusciamo a fare appunto un riepilogo televisivo affinché mentre tu ne parli scorreranno le immagini dei vari prodotti e delle varie linee che voi andate a realizzare e commercializzare. Sicuramente sì, adesso ci proveremo perché il mondo Tognana è diventato veramente molto complesso. Sono oltre 10.000 articoli di varie famiglie di prodotti che vanno appunto dalla porcellana al vetro, all'acciaio, all'alluminio, agli articoli in melamina per i buffet. Quindi un catalogo e un'offerta completissima a 360 gradi. Quali sono le novità presentate qui a Host 2017? Beh, intanto ci tengo a iniziare da quello che è l'ultima nata, quindi la linea di cottura professionale in alluminio, la linea Pro Diamond, quindi per la prima volta Tognana, che è un player importante nel mondo della cottura della casa, si affaccia al mercato professionale con una linea appunto in alluminio per chef e cuochi, diciamo, che vogliono un prodotto dalle caratteristiche estremamente professionali. E ancora? I bicchieri colorati, per esempio, questo è un argomento che negli ultimi anni ci ha permesso di toglierci delle belle soddisfazioni. Oggi il bicchiere colorato in vetro, in pasta di vetro, è un articolo che ti permette di connotare molto facilmente la tavola di un ristorante spaziando su vari colori, su varie linee moderne piuttosto che linee vintage, che sono quelle che in questo momento stanno vendendo di più. Infine, nella parte più esterna dello stand, io ho avuto modo di poter guardare e apprezzare una serie di prodotti che sono simili tra loro ma hanno un target ben preciso, quello dei bistrò, dei ristorantini più ricercati o anche delle osterie. Beh, noi facciamo degli studi attenti di mercato prima di tirare fuori un prodotto. Oggi un ristorante deve avere una sua fortissima personalità. Il ristorante classico senza un'anima oggi non ha più un appeal per il cliente, deve essere tutto molto ambientato. Bisogna dare un buon prodotto da mangiare, ma bisogna anche dare un ottimo ambiente in cui stare. Quindi noi proviamo con le nostre collezioni a connotare molto gli ambienti, quindi abbiamo fatto
delle collezioni per ristoranti in stile marittimo, chi propone il pesce piuttosto che chi si trova in strutture presenti in località turistiche. Abbiamo fatto dei prodotti per resort, ristoranti montani delle Alpi, piuttosto che per la campagna, piuttosto che per gli ambienti industrial delle grandi città metropolitane. Tra questi, ovvero tra i prodotti esposti, avete anche la linea dedicata alle torrefazioni. Certo, beh, da sempre Tognana produce le linee basiche di tazze per espresso all'italiana, quindi vendute spesso a torrefazioni che poi danno in dotazione queste tazze ai bar, ma un'altra linea secondo me anche molto importante su cui spendere due parole è la linea in melamina, questo materiale innovativo che oggi sta vivendo una fase di enorme successo per articoli sia per i buffet degli alberghi e dei ristoranti, ma anche con oggetti diciamo di tendenza che sembrano legno piuttosto che marmo piuttosto che altri materiali. E sono infrangibili. Sono infrangibili, hanno di conseguenza per i ristoratori questo valore aggiunto perché ovviamente hanno una durabilità molto alta. Ultima, ma non ultima, questa linea che è alle nostre spalle, che, amici, è davvero estremamente leggera. Che cos'è questa linea? Sì, questo è un stoneware, diciamo che l'idea era quella di fare delle tazze colorate, molto leggere, per l'utilizzo giornaliero e per anche qui cercare di creare un po' di luce e varietà alle nostre tavole. Beh, io posso garantirvi che pesa davvero pochissimo, è bella anche nella decorazione, diciamo anche ergonomica, perché al tatto viene bene, si mantiene bene. E allora, intanto voglio ringraziare, vieni un po' più qui, Marco Marocchi, per la cortese collaborazione, per questi 5 minuti in cui è riuscito a sintetizzare buona parte dei prodotti esposti qui a Host 2017 nello stand di Tognana, e vi invito a rimanere connessi con orecatv.it e orecanews.it per conoscere tutte le novità che prossimamente Tognana vorrà comunicare al mercato. Marco, grazie e saluta a tutti loro. Grazie mille a tutti e vi aspettiamo ad Host. Bene, voi non andate via perché nel frattempo abbiamo tantissimo altro da farvi vedere e sentire attraverso microfono e telecamera. Non andate via.